Ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un'altra tecnica di manipolazione spesso usata da narcisisti, soprattutto dai narcisisti covert e altamente performanti, ovvero intelligenti, ed è la tecnica del far finta di niente. Cosa intendo dire? Questa tecnica verrà spesso utilizzata o dopo che il narcisista di turno vi ha scartato o comunque momentaneamente svalutato e messo da parte, oppure dopo che vi ha fatto un grosso torto, che vi ha maltrattato, che vi ha calpestato e quindi ferito o violato i vostri diritti, le vostre emozioni, i vostri bisogni, i vostri, insomma, vi ha mancato di rispetto. Allora cosa succede? Una tecnica spesso utilizzata dai narcisisti, specialmente appunto quelli altamente performanti o covert, per non assumersi nessuna responsabilità dell'accaduto, ma continuare a potervi utilizzare liberamente, è quella di fingere di non rendersi minimamente conto di quello che vi hanno appena fatto. Può succedere ad esempio così, può prendere questa forma, questa tecnica. Mettiamo che una persona è il vostro partner e vi ha fatto delle promesse importanti, implicite o esplicite, quindi di mantenere degli accordi con voi, magari emotivi o non emotivi, ad esempio di essere presente con voi in una certa maniera, di parlarvi quando avete bisogno, di rispondervi in una certa maniera, eccetera, eccetera. E questa persona decide di rompere tutte le promesse che vi ha fatto, quindi violando la vostra relazione, il vostro contratto della vostra relazione e quindi violando, non manca mancando di rispetto all'accordo che aveva con voi, emotivo o non emotivo. Voi magari siete già arrivati a un punto di guarigione nel quale, anziché semplicemente subire la cosa, decidete di allontanarvi da questa persona e di processare le vostre emozioni, di guarire dai vostri traumi e quindi di non dare più attenzione a questa persona che vi ha mancato di rispetto, giustamente perché non la merita. Ora cosa succede? Magari il partner che vi ha appena scartato, vi ha appena calpestato, era convinto di poter trovare facilmente altro approvvigionamento narcisistico e all'improvviso si rende conto che, ups, non è così facile, mi manca l'approvvigionamento narcisistico che gli stavate dando voi. Gli manca la sua preda. Allora dice, oh, come faccio adesso a riprenderla però senza dover pagare nessuna delle conseguenze dei miei comportamenti terribili? Faccio finta che non sia successo niente. E quindi un po' come nel hovering vi mando un messaggino che dice: Ehi, ciao, come stai? Tutto bene? Oppure magari vi chiede qualcosa della vostra vita: Come sta andando quella cosa? Oppure ti sto pensando, ti voglio bene, ciao ciao. Insomma, un messaggio che dà a indicare che non si rende conto di nulla di quello che è appena accaduto, che non ha idea che tutto quello che è appena successo, ovvero che vi ha appena spezzato il cuore, che vi ha appena distrutto la vita, che vi ha appena calpestato in questo e in quel modo, è come se non sia successo niente, come se non si fosse accorto di nulla. Non cascateci. Sa benissimo che cosa è successo, sa benissimo e si è accorto di tutto quello che vi ha fatto, sa benissimo di aver violato tutti i vostri le vostre promesse, tutti i vostri accordi, sa benissimo di aver violato i vostri diritti, i vostri bisogni. Non cascateci. Questa tecnica serve per poter continuare a sfruttarvi senza dover pagare le conseguenze delle proprie azioni, senza essere tenuti responsabili della propria responsabilità nella relazione, della propria responsabilità emotiva, intellettuale, fisica, eccetera. È un modo per ottenere di nuovo la vostra sottomissione, la vostra servitù e di potervi di nuovo trattare male come prima. Non accettate questa proposta. Quindi cosa fate se ricevete un messaggio del genere da un narcisista? Se ad esempio siete appena stati scartati, il narcisista riappare come se non fosse successo niente, oppure qualcosa di molto importante è stato appena violato da questa persona e agisce come se non avesse fatto nulla. Non cascateci, non credete all'inganno che lui non si rende conto, perché vi assicuro, i narcisisti sanno benissimo quello che stanno facendo. Se non fosse così, non farebbero di tutto per nasconderlo. Sanno benissimo come vi stanno violando, sanno benissimo il danno grave che vi hanno causato. Vogliono semplicemente che voi non lo riteniate responsabile in modo da poter continuare a fare quello che vogliono, come se niente fosse, perché a loro semplicemente non importa nulla di quello che fanno agli altri. Come ho già spiegato, non hanno empatia emotiva,
non sentono il dolore degli altri e se fosse per loro vorrebbero vivere la vita calpestando le persone a loro piacimento senza doversi mai prendere la responsabilità. Quindi di nuovo, cosa fare quando ricevete un messaggio del genere? Non agganciatevi. Innanzitutto non rispondete, la tentazione sarà quella di rispondere dicendo ma come? Dopo quello che mi hai fatto non ti rendi conto che mi hai appena bla 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 e quindi adesso tu pretendi che io bla bla bla? Ecco, questa reazione dà loro approvvigionamento narcisistico, non della migliore qualità, ma comunque di qualche tipo. Perché anche le emozioni negative danno al narcisista approvvigionamento narcisistico, perché significa che siete ancora, che sono ancora importanti per voi, sono abbastanza importanti da farvi arrabbiare, da farvi star male, e questo per loro è già un grandissimo boost al loro ego. Quindi non reagite con rabbia, frustrazione, dicendogli il male che vi ha fatto, no. Ma non reagite neanche spiegandogli ma guarda che avevamo questa promessa e tu non l'hai mantenuta eccetera eccetera, perché anche questa è un'altra forma di approvvigionamento narcisistico. Perché ragazzi, non dovete spiegare le cose ovvie ad una persona che dovrebbe sapere le cose ovvie, non è compito vostro, è compito loro. Va bene, ok, una volta ci può stare che gli ricordate la loro responsabilità, due al massimo, la terza no, perché a quel punto significa che si sta approfittando della vostra pazienza. Non è compito vostro spiegare ad un adulto come un adulto dovrebbe comportarsi. Ci sono delle regole di rispetto fondamentali che vengono dall'empatia umana e che tutti devono rispettare indipendentemente. E quindi non è assolutamente vostra responsabilità dover spiegare a quella persona ciò che dovrebbe già sapere nell'ovvio e che sa nell'ovvio. Quindi anche quella è un'altra forma di approvvigionamento narcisistico, perché in questo modo ottiene le vostre attenzioni. Oh, poverino che si sbatte tanto a spiegarmi le cose che io già so. Questo è come quello che loro pensano, veramente, non sto scherzando. No, la reazione che dovete dare in quel caso è niente. Ignorate completamente questa persona. Perché? Perché innanzitutto una persona che vi ha mancato di rispetto, ha rotto le vostre promesse, eccetera, eccetera, nonostante il fatto che gli abbiate dato già altre occasioni, nonostante gli abbiate spiegato tutto, non merita assolutamente la vostra energia e le vostre attenzioni. E secondo, perché non è compito vostro, non è responsabilità vostra fare il loro compito. Quindi se queste persone non si prendono la responsabilità delle loro azioni, non dovete prenderla per loro. Spero che questo video vi sia stato utile. Come sempre lasciatemi il vostro feedback e i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!